In Sly 3 l'onore dei ladri? Profonde nebbiose, viva il mostro! Tenete gli occhi aperti! C'è una cosa molto bella da fare in questo video, in Sly 3. Ma con questa nebbia non si vede niente. Anche se il tuo mostro marino è qui, non c'è modo di trovarlo. Dobbiamo trovarlo per forza e scoprire perché i pirati ne hanno così paura. Panda King, hai qualche fuoco d'artificio che può illuminare un po' la zona per aiutarci a individuare la creatura? I miei fuochi d'artificio non sono mali. Brillano di una feroce bellezza e poi scompaiono come il lampo. Credo che dovremmo allontanarci da qui. La visibilità è così scarsa che potremmo urtare uno scoglio e danneggiare seriamente la nave. Eccoci, è stata danneggiata la nave. Ehi, ma quello è Crusher, il mostro marino, un gigantesco calamaro. Abbiamo danneggiato la nave. Il mostro ci sta addosso. Va sotto coperta e calma gli altri. Userò i miei fuochi d'artificio per affrontare questa creatura. Lancia un grido se hai bisogno d'aiuto, sarò pronto. Allora, io sono Gabri Costa, come vi dicevo, qui a Sly 3 l'onore dei ladri, visto che siamo in questo quinto episodio e siamo a Baia Bagno di Sangue nelle isole caraibiche dove affronteremo i pirati, adesso vi insegnerò come si fa a sconfiggere Crusher, il calamaro gigante. Ci vuole Panda King per sconfiggerlo. Per usare i fuochi d'artificio di Panda King, centrate il mirino su un bersaglio, tenete premuto il tasto L1 e rilasciatelo per sparare. Ma state attenti a non accenderne troppi, se no vi esploderanno addosso. Deve fare tutto da solo Panda King. E così hai deciso di affrontarmi. Ecco il Panda King, il tuo padrone. Lo sapevate che Panda King era un componente del quintetto diabolico, ma adesso è ritornato buono e ha deciso di aiutare Sly Cooper e tutta la sua banda? Ora fate attenzione perché Crusher in quel buco sta sparando qualcosa, ma non so cosa sono questi cosi esplosivi. Queste palle esplosive le sta sparando tutte. Ci vogliono tutti i fuochi d'artificio per sconfiggere Crusher. Più fuochi d'artificio accendiamo, più danni possiamo fare. Un pacco intero, ma un danno doppio. Ecco un altro consiglio: se Crusher comincia a usare i suoi tentacoli con le ventose e comincia a inclinare la nave, usate il tasto R3 per colpire tutti i suoi tentacoli multipli, capite? Il tasto R3 è molto utile per spostare quando mirate o vostri fuochi d'artificio. Agganciamoli tutti in una volta. Se si inclina troppo, poi ci tocca ricominciare tutto da capo. Ma non si sa quanto durerà questa cosa di proteggere la nave quando si inclina dai tentacoli di Crusher. Oh no! Non dobbiamo distrarci. Ce l'abbiamo fatta? Forza Panda King, fagli una punizione a Crusher. Eccoci, ora Crusher, oltre a sparare queste palle infuocate, tira fuori un paio di tentacoli. Io non capisco perché i pirati lo temono così tanto e hanno paura di lui quando vanno in mare aperto. Dobbiamo fare la svelta. Ma quanti fuochi d'artificio ci vogliono per farlo fuori ed eliminarlo?
Forse ce l'abbiamo fatta? Sì. Oh, avida creatura, con i miei fuochi d'artificio. Però gli sono finiti i fuochi d'artificio. Oh no, sono finiti. Cooper, ho bisogno del tuo aiuto. Vai, Panda King. Vai sotto coperta e fabbrica altri fuochi. Cosa c'è? Proteggi, mentre io vado sotto coperta e fabbrico altri fuochi. Certo. Vai, adesso tocca a te, Sly Cooper. Bentley, hai assistito allo scontro? Crusher deve essere al limite ormai. Voglio dire, cosa può esserne rimasto? A occhio e croce direi che lungo ancora 30 metri. E ha una dozzina di tentacoli. Oh mio Dio, Crusher ha una dozzina di tentacoli. Per questo è il più pericoloso. Ora ha cominciato a dar fuoco alla nostra nave. Allora, vi do un altro consiglio, ragazzi, su come sconfiggere Crusher adesso che c'è Sly Cooper che ha preso il posto di Panda King. Datemi a sentire. Se Crusher comincia a colpire con i suoi tentacoli, voi dovete usare il bastone di Sly per farglieli rimanere incastrati, perché quando le sue ventose resteranno appiccicate, Crusher si avvicinerà e voi usate i cannoni sparandogli negli occhi, che sono la sua parte vulnerabile. È lunghissimo questo video. Ecco, ora comincia ad avvicinarsi. Meno male che Gabriolta ce la sta facendo. Accidente, me li restano appiccicate. Ecco, ora si avvicina e adesso il colpo finale. Sconfitto Crusher. Stanno uscendo Panda King, Bentley, lo sciamano, Murray e Dimitri Lustò. È stata una grande battaglia, degna del nome del re di Cooper. Lo hai sbiancato prima che arrivassi io. Ottimo lavoro di squadra, fratelli. Siete grandi. Grazie, Dimitri. Ti giuro, potresti entrare nella mente di queste creature. Oh, no, come le donne. È un'ottima idea. Ma sei sicuro di farcela? Allora facciamolo, prendi tutte le precauzioni necessarie. Cosa sta cercando di fare? Ci sta procurando un nuovo alleato in mare. Che sta facendo lo sciamano, detto anche Guru? No, non ditemi che Crusher comincia a prendere Guru lo sciamano. No, Guru, non lasciarci! Maestro, non lasciarci! E il nostro sciamano Guru se n'è andato con Crusher. Vi saluto.